Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Faccio questo video dietro invito di una persona che conosco perché stavamo parlando di vacanze, di bagagli, di valigie e io ho tranquillamente dichiarato che viaggio sempre solo ed esclusivamente con il bagaglio a mano, quindi io non mi porto la seconda valigia da mettere in stiva, ma utilizzo solo il bagaglio a mano. Questa persona è rimasta sconvolta, letteralmente sconvolta, perché ritiene che sia impossibile. E allora mi ha detto: fai un video su questa cosa perché assolutamente non è possibile, quindi ci devi svelare il tuo segreto. Come fai a viaggiare solo con il bagaglio a mano? Bene, io credo che sia una cosa abbastanza semplice in realtà, però bisogna cambiare la mentalità. Perché in realtà quando si viaggia, quando si fa la valigia, credo che ci si faccia prendere un pochino dall'ansia di, come dire, avere tutto quello che ci potrebbe servire. Quindi l'ansia poi di ritrovarsi in un luogo che non è casa nostra e di accorgerci che manca qualcosa, che non abbiamo preso qualcosa che era indispensabile, che ci siamo dimenticati proprio quello che mi serviva e quindi si tende a riempire la valigia per portarsi tutto. Però, per come la vedo io, questo diciamo che è un aspetto che ha più a che fare con l'ansia che con la vera e propria necessità di portarsi in vacanza determinate cose. Io ho proprio cambiato la mentalità. Anch'io prima mi portavo un sacco di roba, riempivo la valigia, prendevo praticamente tutto quello che avevo in casa, lo mettevo in valigia. Ora non tutto quello che avevo in casa, senza esagerare, però riempivo proprio la valigia. Poi ho fatto il mio primo viaggio in aereo e mi sono resa conto che la mia valigia non sarebbe rimasta con me, ma sarebbe andata a finire nella stiva. E siccome io magari non ho tanto l'ansia di essere in un luogo e di non avere una cosa che mi serviva, ma ho più l'ansia che mi rubino la valigia o che succeda qualcosa alla mia valigia, quindi preferisco tenerla con me. E l'unico modo quando si viaggia in aereo è avere il bagaglio a mano. Poi, dopo aver superato questo tipo di ansia, mi sono resa conto che in realtà il bagaglio a mano è molto più comodo anche per una serie di altri motivi. Intanto, quando scendete dall'aereo, potete direttamente andare via senza aspettare che arrivi la vostra valigia e questo vi fa risparmiare, vi assicuro, un sacco di tempo. Quindi ho cominciato a fare un po' di prove, un po' di esperimenti e ho provato effettivamente a vedere come mi sarei trovata esclusivamente con il bagaglio a mano. Innanzitutto, la prima cosa che voi dovete fare è una lista di tutto quello che vi vorreste portare. Quando farete questa lista, vi renderete conto che se ci ragionate, ci sono delle cose superflue che in realtà voi vi volete portare, ma che non sono poi così indispensabili per una vacanza. Ad esempio, se avete necessità di portarvi 4, 5, 6 maglie, poi dipende quanto state via, ovviamente. Io vi parlo di una vacanza di una settimana, massimo 10 giorni. È ovvio che se state via un mese, 2 mesi o di più, non potete andare con il bagaglio a mano soltanto, ma per un periodo medio che è di una settimana, 10 giorni, si può fare tranquillamente. Quindi dicevo, volete portarvi 5 maglie, 6 maglie? Bene, chiedetevi se davvero tutte quelle 6 maglie sono indispensabili, perché vedrete che se ci ragionate bene vi renderete conto che potete portarne anche semplicemente 4, perché magari oltre a quelle maglie lì poi avete un top, una canottierina estiva o magari qualcos'altro, un vestito che può essere sostituito tranquillamente a una di quelle maglie. Quindi questo è solo un esempio, ovviamente, però aiuta comunque a togliere roba dalla lista per cercare di riempire la valigia il meno possibile. Quindi io faccio così, mi faccio questa lista e poi comincio a togliere delle cose che effettivamente non sono indispensabili. Un'altra cosa, quando voi pensate, oddio, questa cosa me la devo portare assolutamente perché poi se arrivo lì e mi serve, come faccio? Ovviamente chiedetevi se davvero è una cosa fondamentale e indispensabile. Ci sono delle cose che per me, ad esempio, sono indispensabili, che se io non ho con me, effettivamente poi è un problema. Ad esempio, il phon per asciugarsi i capelli. Io lo voglio avere perché comunque se poi arrivo lì e mi accorgo che non c'è, effettivamente poi è una difficoltà. Quindi per far stare il phon, che ovviamente è un phon da viaggio piccolino, in valigia, magari rinuncio a portarmi quel paio di scarpe in più che altrimenti poi mi occupano la valigia inutilmente.
Perché anche le scarpe, ovviamente, dipende dal tipo di vacanza che voi volete fare. Se è un tipo di vacanza tipo quella che faccio io, quindi una vacanza che ha, diciamo, è a metà tra il riposo e la scoperta di nuove cose, nuovi luoghi, nuovi monumenti, musei, cose del genere, non è necessario avere dietro quattro paia di scarpe, ne bastano due, uno ai piedi e uno in valigia. Perché quando poi sono in vacanza io mi rendo conto che non uso tutte le cose che mi sarei portata, perché se ho un paio di scarpe per una settimana posso anche mettermi solo sempre lo stesso paio di scarpe. Ovviamente io ne porto uno di ricambio perché potrebbe succedere qualsiasi cosa, potrebbe cambiare il tempo e quindi piovere, quindi magari mi porto un paio di scarpe più chiuse, oppure potrebbe succedere che magari le scarpe coi piedi per qualche motivo mi fanno male, oppure si rompono perché magari si toglie la colla sotto, avete presente sotto alla suola delle scarpe, magari viene via quella gommina che avevo messo sotto il tacco e quindi si rompono, e quindi un cambio comunque è bene averlo, però più di quello non è necessario perché comunque poi io non le utilizzo. Ovviamente sono tutte cose soggettive. Io sto facendo questo video non per darvi dei consigli e dirvi come dovete fare, perché ognuno fa quello che vuole. Vi racconto semplicemente la mia esperienza e come faccio io a mettere tutto solo nel bagaglio a mano. Quindi questi sono esempi. Decido di portarmi meno cose perché comunque realisticamente parlando, mi rendo conto che poi in una settimana soltanto, in un contesto come quello di una vacanza, che si può anche scendere un pochino a compromessi. Quindi questa, diciamo che è la regola principale. Un'altra cosa che assolutamente voi dovete imparare a fare per viaggiare con il bagaglio a mano è organizzare le cose all'interno della valigia in modo da ottimizzare lo spazio. Cosa significa? Significa che se avete delle maglie, dei jeans, delle scarpe che volete mettere dentro la valigia, poi avete magari la bustina per i trucchi piuttosto che un libro da leggere, cercate di mettere le cose piccole tutte dalla stessa parte e le cose che fanno più volume tutte dalla stessa parte. Perché questo? Perché se voi distribuite le cose che fanno volume su tutta la valigia, quello che succede è che vi ritroverete la valigia alta così, con tutte le cose che fanno volume, e poi non riuscirete più a metterci nulla sopra, perché comunque mettendo le cose sopra rischiate anche di andarle a stropicciare. Quindi se voi mettete le cose che fanno volume solo da una parte, è vero che ci sarà un rialzo, diciamo, maggiore rispetto all'altra parte della valigia, ma è anche vero che di solito le cose che fanno volume sono vestiti. Quindi potete schiacciarli tutti da una parte e vi ritroverete poi una parte di valigia che è praticamente mezza vuota, in cui potrete andare a mettere tutte quelle cose che magari fanno, diciamo, meno volume, ma occupano oggettivamente più spazio, come ad esempio un paio di scarpe, il phon per i capelli, la bustina per i trucchi, e in questo modo riuscite ad organizzare un pochino la valigia. Nel mio caso, la valigia che vi ho fatto vedere adesso, ve la faccio vedere ancora una volta, è questa, ha delle tasche, quindi io in una di queste tasche posso mettere, non so, un cruciverba, un libro ovviamente non alto 600 pagine, magari un libro un pochino più sottile, però comunque io posso fare una serie di cose di questo genere. Io non so se questo video vi sia servito o se vi sia stato utile in qualche modo. Questa è semplicemente la mia esperienza, il mio punto di vista più che esperienza, riguardo al fatto di portarsi solo il bagaglio a mano e di fare la valigia in un certo modo, di vivere la vacanza in un certo modo, cercando anche di adattarsi un pochino di più ed essere magari un po' meno, come dire, col nasino all'insù quando sono in vacanza, perché poi io quando sono in città e sono a casa mia, in realtà sono una persona che si cambia spesso, che per andare nei luoghi di un certo genere vuole essere elegante, le scarpe col tacco, la camicetta elegante, quindi io comunque sono così, però in vacanza diciamo che cambio un pochino genere e cerco di godermi e di vivermi un pochino di più la vacanza, a contatto anche magari con la natura, con il luogo, senza pensare che mi devo cambiare, che mi devo mettere le scarpe in un certo modo, la maglia in un certo modo. Diciamo che divento leggermente più selvaggia, leggermente, perché poi comunque sono sempre io, quindi ho sempre i miei orecchini, la mia collana, i miei prodotti corpo, quindi comunque tutte quelle cose io continuo a farle anche in vacanza. Però diciamo che alcune cose posso accettare di lasciarle qui e di abbandonarle un pochino per una settimana. Quindi
Quindi, come dicevo, questo è solo il mio punto di vista. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, come organizzate la vostra valigia, se bagaglio a mano sì o bagaglio a mano assolutamente no e volete anche la valigia in stiva. Insomma, fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.